Ciao ragazzi, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di ricette e consigli su come stare in forma, perché come sapete io mi sto rimettendo in forma dopo il parto e quindi voglio condividere con voi un po' di ricette. Quindi tra un po' vi metto dei filmati che ho registrato in questi giorni di tante ricettine che ho fatto, poiché sono molto leggere, buone, anche molto veloci da fare, perché se siete mamme come me avrete pochissimo tempo, ma in generale anche se lavorate, se studiate, quindi vanno bene per tutte. Sto facendo queste ricettine e sto cercando di sgonfiarmi e di rimettermi in forma e vi voglio consigliare innanzitutto i nuovi prodotti di Foodspring. Guardate qua, mi è arrivata la Winter Box di Foodspring, che è bellissima. Vabbè, ho già l'aperta e ho provato già i prodotti, però si presenta così ed è bellissima. Qua c'è lo shaker ed è bellissima, perché è anche un'ottima idea secondo me per i regali di Natale, perché è super scontata. Poi oltretutto voi utilizzate il mio codice sconto CarlitaYT e risparmiate un sacco, e la cosa bella è che dentro ci sono un sacco di prodotti nuovi buonissimi e perfetti per stare in forma. Mi piace un sacco perché appunto vedete, c'è un po' di natalizio, quindi secondo me per i regali di Natale alle persone che comunque piace questo stile di vita fit deve essere un bellissimo regalo. E vi dico una cosa stupenda: dentro ci sono due gusti di shape shake che io adoro, e poi vi ripeto, qua c'è lo shape shake che io ho preparato adesso perché volevo berlo con voi, viene così, è bellissima. E c'è questo qua che è marzapane ed è quello che ho preparato io adesso, ragazze, vi giuro che è il gusto più buono che c'è, vi giuro che io ero impazzita per questo gusto che avevano fatto in edizione limitata. Credetemi, prendetela, questa box è buonissima, già solo per questo è buonissimo. E poi c'è anche questo che è anche buonissimo, che ha la cannella, sembra proprio quei biscotti natalizi, quelli là, degli orsetti, degli omini, buonissimo. Comunque io mi sono fatta questo qua, me lo voglio bere con voi, però c'è anche un'altra sorpresa, adesso vi dico. Questa qua, vedete, è bianca e dorata, è bellissima, c'è qua dentro, semplicissimo, lo mischiate con il latte o con l'acqua e viene uno shape buonissimo. Ragazze, vi giuro, provate questi due nuovi gusti di shape shake, sono pazzeschi, sono troppo troppo buoni. E poi ragazzi, ci sono anche altre due novità in casa Foodspring, ovvero le nuove marmellate, buonissime. Voi sapete che uso tantissimo queste marmellate di Foodspring e ve le straconsiglio, soprattutto perché sono senza zuccheri, sono completamente light, quindi a colazione le mettete nello yogurt, le mettete sulle fette biscottate, sono buonissime ragazze queste qua. Io ho utilizzato tutti i gusti, ce ne sono tantissimi, questi due sono nuovi, questa è alla prugna e cannella e questa è alla mela cotta, mela e cannella, buonissime ragazze, dovete provarli, pezzettini di cannella, comunque sono buonissime, provatele. Allora fatevi un bel regalo, andate sul sito Foodspring, prendete le nuove marmellate, prendete la box, la Christmas box con questi nuovi gusti, mettete il mio codice CarlitaYT, così risparmiate anche. Mi raccomando però, fate in fretta perché queste cose sono edizioni limitate, vanno a ruba, poi sono buonissime, sono tutte le cose sul sito Foodspring, vi fanno stare in forma, sono light ma sono anche buone, quindi vi straconsiglio. E adesso vi faccio vedere tutte le ricettine che ho fatto in questi giorni, le ricettine sane che ho fatto per voi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito lasciate tanti like, buona visione, ciao! E voglio far vedere, prima di lasciarvi alle ricettine, come arrivano i pacchi Foodspring adesso sotto Natale. Sono sempre belli, ma in particolar modo adesso, cioè, c'è anche Pupi che è attirata da tutti questi profumi. Guardate, vi mettono anche tutte le stelline e le decorazioni qua. Hanno scritto il bigliettino, un'anticipazione di come addolciremo le lunghe e fredde giornate invernali. Poi ci sono tutti i loro prodotti incartati. Adoro! Che bello, ragazzi! Questo qui ho preparato un sughettino con piselli, carotine a julienne e gamberetti, velocissimo, senza neanche l'olio, con tutto insieme, perché voglio fare spaghetti di soia, perché ho notato che sono molto più leggere, hanno meno carboidrati e grassi rispetto agli spaghetti normali. E poi sinceramente, proprio perché mi piacciono tantissimo, quindi da quando li ho scoperti al ristorante giapponese li mangio spesso anche a casa e li trovo comunemente nei supermercati tipo l'Ocean, la Coop, e
li faccio qua dentro, poi li verso qua dentro, aggiungo un po' di salsa di soia, semplicissimo, veloce e anche vi sazia un sacco. Ecco, la nostra scenetta è pronta, light fit, però vi assicuro che è buonissima. Provate gli spaghetti di soia fatti in questo modo con verdurine, potete mettere anche altre verdure, quello che avete, salsa di soia, un filo d'olio a crudo, e qua c'è l'insalata che ho fatto con il salmone ed è buonissimo, vi sazia un sacco. Aiutatevi anche con le salsine, ad esempio qua ho preparato salsa di soia che però alleggerisco con il limone poiché è un po' troppo salata, quindi potrebbe causare ritenzione. Allora faccio sempre un po' di salsa di soia, un po' di limone, prezzemolo tagliuzzato, vedete, e viene fuori una salsina che è molto buona per condire tipo ad esempio il salmone ma anche altre insalate. Quindi ragazzi, buon appetito. Daniele piange, oh mio Dio, a Daniele non piace. Questo è il mio pranzo di oggi nel mio studio perché sto editando un video e mi vergogno di questo pranzo perché è proprio una cosa sbrigativa, però credetemi, a volte non si ha proprio tempo di fare nulla e questa è un'idea veramente per mangiare una cosa sana, veloce e anche buona, ovvero pane di sigale integrale con fesa di tacchino e pomodoro, e qua non ho messo altro, e un filo d'olio, ed è buonissimo. E poi guardate qua cosa c'è, cioè non sono credibile, guardate qua, cioè io che voglio fare la dieta e lui, Dario, mi porta i cioccolatini per mentre sono al lavoro. No vabbè amore, ma io devo fare la dieta e lui mi tenta così, però vabbè. E vedete, però sono stata brava, non li ho mangiati tutti in una volta, ma li sto dilazionando nel tempo. Comunque andiamo col pranzo e lavoro, pranzo velocissimo. Ah, ragazzi, stasera volevo un poke e ce l'ho fatta, l'ho inventato io, guardate com'è bello. Allora vi occorre una ciotolina di vetro, sotto c'è, vabbè di vetro ma com'è, basta che è una ciotolina accopputa, si dice a Napoli. Comunque sotto c'è tutto il riso, non so se riuscite a vedere, e poi sopra ci sono, si può fare col salmone, col pollo, con vari ingredienti, col tonno. Io l'ho fatta col pollo, ho fatto questo pollo buonissimo ragazze, in cui ho messo delle spezie tipo curcuma, paprika, troppo troppo buone, quindi potete mettere varie spezie tipo curry, curcuma, paprika e viene così. Poi ho messo pomodorini, avocado, che cos'è questa? La carotina, julienne, peperoncini e zucchine, ci sono qua sotto, sono le zucchine a dadini fatte in padella, e le mandorle tostate nel microonde, ho scoperto che si tostano le mandorle. Poi qua questa salsina l'ho fatta con salsa di pomodoro, paprika, un po' d'aglio, olio e peperoncino tabasco. Qua è avanzato altro pollo, ma è venuto troppo buono il pollo così, ragazze. Comunque, guardate qua che meraviglia, cioè è un super poke, guardate qua. Ta-da! Vi piace? Come polverine, cioè come spezie, ho messo queste due che me l'ha portato una mia amica dalla Spagna e sono buonissime. Praticamente questa è per la paella e questa è per il pollo. Comunque all'interno, se vedete, c'è la curcuma, il curry, il peperoncino, quindi la potete fare tranquillamente. Basta, secondo me, che mettete paprika, curry, curcuma e, se vi piace, un po' di peperoncino, e viene, lo impanate tipo così. Ho messo anche un cucchiaio di farina d'avena e poi nella padella con l'olio. Questo è quanto. Qua pronte le verdure per i nostri involtini di insalata leggerissima, hanno pochissime calorie. Ho tagliato con questo aggeggino cipollina, cetrioli, zucchine, peperoni, questo ho tagliato col coltello, poi il prezzemolo e l'avocado. Qua c'è le foglie di lattuga lavate, qua ci sono le carotine a julienne, sono i gamberetti che potete anche sostituire da tonno, salmone, pollo, una fonte proteica possibile. Nos
vostri involtini di insalata, di lattuga, che potete fare anche, ad esempio, mi è venuto in mente, anche con la verza, con un altro tipo di verdura. Ho condito, poi ho messo un filo d'olio e un po' di sesamo, e poi vanno intinsi in una salsina fatta con salsa di soia e limone. Sono buonissimi, ragazzi, anche se si rompono un po' non fa nulla, perché comunque sono artigianali, insomma, e sono soprattutto, ti saziano, sono un carico di verdure e hanno pochissime calorie, quindi molto molto light. Un'altra ricettina che potete fare molto molto light con questa pasta, che poi alla fine non è proprio pasta perché è fatta di konjac ed è gluten free anche, perché è intollerante al glutine. Io la trovo in tutti gli ipermercati e praticamente ha pochissime calorie, infatti, ed è, a me piace sinceramente, è molto leggera, mi piace anche da alternare alla pasta normale. E ho messo carotine e zucchine e un pochino di questo dado, che è senza glutammato, comunque è molto sano e leggero ed è anche biologico. Poi dopo metto un po' di olio e un po' di salsa di soia, vengono buonissime. Potete aggiungere anche del pollo. Ecco il vostro piatto di pasta tra virgolette fit, fumante, vedete, è molto molto buono, provatelo, potete anche mangiarlo con le galle, con le gallette, con le bacchette, è diventato Milano, vabbè, ciao, aspettate, ecco qua, perché è molto fumante. Comunque volevo dire che sono molto molto buoni, provateli, poi fatemi sapere. Potete anche aggiungere un altro po' di salsa di soia e sesamo, sono molto buoni. Ragazzi, questa è un'altra cosa che vi straconsiglio di provare, pranzo o cena. Ovviamente tutte le cose che vi ho fatto vedere vanno bene sia a pranzo sia a cena, perché comunque sono cibi sani. Questo qua è un padellone che ho fatto con metto praticamente del macinato di tacchino, poi aggiungo delle verdure, quelle che ho in casa, in questo caso ho messo la cipolla e le zucchine, e poi metto tutto insieme, alla fine aggiungo l'olio a crudo. Ho aggiunto anche un po' di noci, vedete, pezzettini di noci sbriciolati, viene buonissimo. Se vi piace anche il parmigiano. E poi ho aggiunto il riso. Allora, praticamente è un pentolone enorme, adesso noi ce lo finiamo tutto, però sono tipo 60 grammi di riso, quindi a persona, quindi è pochissimo. Però vi sazia un sacco, perché ci sta un sacco di macinato e un sacco di verdure. Potete anche mettere le carote, quello che volete, tipo le melanzane, quello che volete. Adesso lo divido e vi faccio vedere la decorazione finale. Però è un piatto unico, super completo, che vi sazia un sacco e sano. Guardate che bel piattone, ho fatto anche una decorazione, non so che cos'è, però con cetriolini, pomodorini e la noce. È buonissimo, questi sono i nostri piattoni giganti. E qua è quello che avanza, ma che mangeremo. Adesso mangiamo un po' e poi aggiungiamo. Mangiamoci in malavanzo. Perché? Buon appetito. Anche il parmigiano, se vi piace, top. Se mi raccomando, mettete tanti like a questo video se vi piacciono i video di ricettine, così ve ne faccio tanti altri.